Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia, scegli Tosti Abbigliamento, l'abito giusto per ogni occasione. Vuoi essere sempre aggiornato sulle principali notizie di Rieti Life? Invia un WhatsApp con scritto Sea Life al 392-635-5552 e ricevi le news direttamente sul tuo smartphone, in modo semplice e veloce. Tutta l'informazione di cui hai bisogno su www.rietilife.com. Dietro ogni immobile si nasconde il lavoro dei professionisti dell'edilizia. Preparazione e competenza per realizzare con soluzioni all'avanguardia i tuoi sogni. Aleste Costruzioni. Costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni, restauri conservativi, movimento terra e manutenzioni. Aleste Costruzioni. La qualità al tuo servizio. Sì, è proprio così. Domenica Amara, ho voluto iniziare la trasmissione con questo titolo perché ieri, insomma, abbiamo registrato delle 5 squadre della nostra provincia, ben 2 sconfitte e 3 pareggi, nessuna vittoria, pensate. Quindi, insomma, più che Domenica Amara non potevo che titolare. Ma presento subito gli ospiti perché questa sera dobbiamo correre. Alla mia sinistra c'è il presidente di Valle del Peschiera, Andrea Ladini, che saluto. Buonasera. Nel saluto vogliamo, un gioco di parole, salutare un amico, il sindaco di Città Ducale, Leonardo, che con la moglie Francesca hanno proprio oggi avuto un bambino, Valerio, quindi dobbiamo fargli gli auguri perché è di dovere per un amico di questa trasmissione e un tuo sindaco. Assolutamente, giusto? Assolutamente. E il nome, diciamo, che già lo mette di fronte ad una carriera nella ristorazione. Cominciamo bene, abbiamo capito, non ce ne volere, Leonardo, qui siamo tutti amici, dai. C'è Simone Miccatei, club manager della SSA Rieti, insomma è un volto nuovo per quanto riguarda lo sport e del calcio, perché lui fino a qualche tempo fa stava con la palla ovale, quindi io l'ho trattato poco, ma di pallone ne parlerà questa sera, ma più che tecnica con lui parleremo di vicende societarie. Alla mia destra c'è Simone, buonasera Simone. Buonasera a tutti. E poi c'è Davide Festuccia, buonasera Davide. Buonasera a tutti, buonasera. Gasato più che mai questa sera. Subito la scheda, la copertina di Simone Lunari. In genere, la domenica lascia nella bocca dei reatini i buoni sapori della cucina sabina, ma in quest'ultima ha lasciato un retrogusto molto amaro. Già, perché in eccellenza la SSA Rieti ha subito la prima sconfitta stagionale contro l'ottimo quanto scorbutico Campus Eur 1960, vera sorpresa di questo inizio di campionato, perdendo di fatto il primo posto e scivolando al terzo. Anche in promozione i sapori non sono stati tanto dolci, a causa dei pareggi di FC Rieti, Valle del Peschiera e Cantalice, nonché della sconfitta del Poggio Mirteto. Se quanto è accaduto è la dimostrazione che tutti i campionati presentano delle notevoli difficoltà e che non ci sono percorsi facili, resta allo stesso tempo viva la speranza che questi bocconi amari tornino a ridiventare al più presto appetitosi come la nostra cucina sabina. Simone, ci abbiamo messo la matriciana, quindi insomma abbiamo scherzato bene, abbiamo questa scherzato sera. Bene, perché effettivamente è stata una domenica abbastanza dal sapore amaro e noi siamo abituati appunto a una cucina nostrana che è invidiata in tutte le parti d'Italia. Sicuramente è così. E dobbiamo salutare chi è ospite con noi, almeno per un quarto d'ora, 20 minuti di più non me lo concede. Parlo del direttore della SSA Rieti, che vediamo, eccolo collegato. Buonasera Mattia, ci sei? Sì, ci sono. Buonasera a tutti. Questa sera sarai con noi una ventina di minuti, parleremo con te di tecnica, perché il buon Miccatei mi ha detto dimmi tutto fuorché parlare di tecnica, va bene? Ok, la stessa cosa vale per me, dimmi tutto tranne parlare del campo, impiantistica, te l'ho detto anche telefonicamente, sto qua per parlare della squadra, quindi... E allora ho diviso bene i compiti questa sera, puoi intervenire quando e come vuoi. Allora andiamo subito ai risultati e la classifica per quanto riguarda l'eccellenza, ai noi amara almeno per ieri. Vediamo che è successo, Simone. Allora, pronti? La Dispoli Pescatori Ostia 2-1, Astrea Luis 2-0, Audaci Civevecchia 0-2,
Aurelia Antica, Maccarese 1-3, Citizen FC Viterbo 1-1, Montespaccato Valmontone 1-3, Romule Aranova 2-2, Villalba Pomezia 2-2, SSA Rieti, Campus Eur 0-2. Per una classifica che vede Campus Eur e Pomezia 13, SSA Rieti a 12, Romule a 9, Maccarese, FC Viterbo, Aranova e Civitavecchia 8, Astrea e Aurelia 7, Montespaccato 6, Villalba, Citizen 5, Valmontone, Luis, Audacia 4 e chiudono l'Accademia La Dispoli con 3 e Pescatori Ostia con 0 punti. Perfetto, questi numeri, ma vediamo che cosa è accaduto al Mario Scovigno, al fatiscente Mario Scovigno, poi ne parleremo. Ecco, guardiamo la partita, gli highlights di questa gara per certi versi dal sapore amaro. Potevo definirlo un passo falso, ma devo dire onestamente che abbiamo subito questa squadra romana che è venuto con l'intento, guardate in che condizione è il campo, guardate, più che il gioco, più che il pallone, guardate il campo. C'è stato subito un palo colpito dagli ospiti che facevano presagire in una partita non facile, sicuramente non facile, questo mi sembra che sia il palo. E poi, e infatti è successo proprio questo, abbiamo subito questa squadra, ripeto, che è venuta a Rieti per fare il gioco, si è presentata con tre punte e le ha conservate fino alla fine, mettendo in difficoltà una formazione, la nostra, che ha cercato in tutti i modi di reagire ai violenti giocatori dell'Euro, perché dobbiamo dire erano violenti i giocatori, li hanno messo proprio sulla rissa, e insomma si è perduto per 2-0. Una sconfitta, ecco il gol, questo viene da un lancio del portiere, addirittura da una rimessa del portiere lunga, il numero 11, un ragazzo del 2003, ci ha segnato il primo gol. Poi c'è stato un calcio di rigore causato da Tiraferri, se non ricordo male, insomma toccato da dietro l'avversario, il rigore è netto e sacrosanto. Rieti ha avuto delle... eccolo qui, lo vedete? Non so se è troppo lontano, forse non si vede rallentato, ma dalla tribuna, eccolo qui. Guardate, il fallo c'è da dietro, onestamente, quindi dobbiamo dire che il rigore c'era e la partita lì è finita. Ci sono state delle reazioni da parte della nostra squadra, abbiamo avuto anche delle occasioni per poter andare in gol, ma onestamente veri tiri in porta, o meglio tiri verso la porta ne sono stati fatti, ma parate del portiere ospite no. Questa insomma è la sintesi di una gara che è andata male, ma per certi versi possiamo dire che una sconfitta ci può anche stare, perché può servire a qualcosa, quantomeno a tornare con i piedi per terra, perché insomma abbiamo fatto troppo dei voli pindalici nelle prime quattro partite, ci siamo beati dei gol fatti fuori casa, pensavamo che fosse un campionato facile non è, bisogna lottare e vincere tutte le partite. Sentiamo a fine partita che cosa ci ha detto velocemente il mister Angelone. Nel primo tempo siamo partiti bene, nella parte centrale del primo tempo abbiamo creato tantissime soluzioni senza però mai rendersi più di tanto pericolosi, siamo arrivati dal portiere almeno 10 volte nella rietta piccola, però poi è mancato l'ultimo passaggio, la conclusione a rete. E nel secondo tempo abbiamo preso subito gol su una rimessa del portiere, su una palla lunghissima di facile lettura, e poi abbiamo messo tutti e quattro gli attaccanti cercando di pareggiare la partita. Ci abbiamo provato in tutti i modi, anche se anche nel secondo tempo non siamo stati abbastanza pericolosi, e poi su un'altra palla lunga alle spalle della difesa abbiamo causato il rigore e preso il secondo gol. Ci siamo organizzati, abbiamo lo stesso provato con qualche mischia a riaprire la partita, ma non ci siamo riusciti, e quindi oggi arriva la prima sconfitta stagionale, dobbiamo essere bravi adesso già da domani quando torniamo al campo a ripartire. Queste le parole del mister, bisogna ripartire, è necessario da subito, da mercoledì, nella partita di Coppa Italia contro l'Astrea, quando andremo a difendere quel risultato positivo che abbiamo conseguito a Roma vincendo per 1-0, quindi qui basterà anche un pareggio, ma bisognerà fare risultato per riportare un po' di morale in quello che è un morale un po' caduto, penso che non sia così, dei giocatori. Sentiamo subito Mattia. Mattia, che succede insieme alla squadra? Se la sono presa troppo i giocatori oppure no? Diciamo che la squadra ci è rimasta un po' scottata dal punto di vista della sconfitta in casa, nel senso loro sono giocatori che in casa vogliono sempre vincere, ce la mettono sempre tutta. Io forse a svero una cosa ci tengo a dire,
che secondo me non abbiamo subito il Campus, perché anche loro, tolti i due rinvii dove abbiamo preso i due gol, non hanno mai calciato in porta, non mi ricordo parate del mio portiere. Quindi abbiamo un po' subito forse la grossa veemenza che ci hanno messo loro nell'arco dei 90 minuti, quello concordo pienamente. Poi non sta a me giudicare dal punto di vista tecnico la squadra, però secondo me abbiamo, l'unica cosa che ho detto anche oggi, abbiamo sbagliato un po' l'atteggiamento in condivisione col mister. Comunque avevamo parlato sia ieri sera che stamattina, è stato un po' l'atteggiamento sbagliato. Siamo rientrati male il secondo tempo e poi la partita l'avete vista tutti come è andata a finire. Però i ragazzi, già oggi l'ho detto anche al campo mentre parlavamo, 90 minuti alla volta, quindi noi già abbiamo la testa tutti quanti a mercoledì che ci vogliamo rifare subito in casa. Poi voglio fare i complimenti al pubblico di Rieti perché ieri 1200 persone mi sembra allo stadio c'erano, sono numeri che forse solo Rieti di Curcile Capro ha visto quei numeri, e Rieti negli anni 90-2000 quando facevano la Serie C, quindi cerchiamo come ogni domenica di riportare l'entusiasmo a Rieti con il calcio cittadino. Certamente è così, siamo via per questo la vittoria, proprio per essere stasera soli, da soli in Lo testa alla so, classifica, questo ci ma io voleva. l'anno scorso ero secondo anche a Natale, quindi è meglio rincorrere che essere rincorsi a volte, quindi la squadra deve stare tranquilla perché sappiamo tutte le potenzialità che abbiamo. Io sto tranquillissimo, rilassato, prima o poi doveva cadere, la legge dei grossi numeri lo dice, prima o poi una partita la devi perdere, quindi è meglio perdere adesso che perdere la strada facendo. Noi siamo convinti di poterci riscattare già mercoledì in Coppa. Ecco, una rapida domanda da Davide, al direttore Davide, cosa vogliamo Sì, chiedere? buonasera Mattia. Ciao mister, Io ho visto, buonasera. ciao, ciao, ho visto una squadra, quella avversaria, ben posta, ben messa, tosta, tanta volontà fisica, direi io. Io invece ti faccio la domanda inversa, cioè tu pensi che questo campionato vedremo questo tipo di partite? Ma sicuramente, questo secondo me è il livello del campionato. Comunque le squadre romane super attrezzate pure fisicamente. Se hai visto ieri Davide, loro erano tutti i giocatori sul No, c'era metro il numero 80, 5 che quindi era il una cosa biondo dici tu. cioè una cosa proprio stratosferica. Sì, L'allenatore loro ha bravo. cambiato due cose il secondo tempo, ha aggiustato un laterale, ha cambiato le sorti di un incontro. Peraltro avevano È giocatori vero. capaci di andare dietro le spalle, capaci di Quello correre in concordo. progressione, capaci di creare lo spazio dentro fuori. Quindi tanti concetti che insomma sui Ma io non quali. ho, ti dico la verità, Davide, mister, ti chiamo Davide, mister, dimmi Va, tu, di va, 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 solito Davide. siamo. Io penso una cosa, che la squadra mia non c'ha nulla da che invidia a loro, loro l'hanno messa secondo me sulla cattiveria agonistica, l'abbiamo visto tutti, l'hanno iniziato dal primo minuto, l'arbitro ha sbagliato anche la gestione dei cartellini, secondo me, non devono essere alibi questi, assolutamente, No, ho visto, perché la perdonami squadra ha sbagliato Matteo, il portiere l'atteggiamento. loro che era in 2005, se non ricordo male, Sì, un gran bravissimo, cioè andava portiere. su tutte queste palle Sì, alte, non ha avuto paura infatti. di niente. Poi il secondo No. tempo, insomma, l'allenatore ha buttato dentro, lui dice quattro attaccanti, in realtà ne ha messi a un certo punto 6, 7, anche Sì, qualcuno in più. era trazione anteriore la Sì, squadra al secondo l'abbiamo tempo. vista tutta. Però questo portiere non ha avuto paura di nulla. Assolutamente, anche Sbruffone è stato sotto certi punti di Assolutamente sì, vista, infatti quindi questo lo volevo tanto notare. merito al ragazzo, nel senso 2005 che fa quell'uscita al limite dell'area, quella personalità, io gliel'ho detto Sì. anche oggi ai ragazzi che si lamentavano, ho Sì, detto sì. tanto Sì, di cappello, zero gol subiti alla sesta, a quella, quinta giornata di campionato, quindi sì. tanto di cappello ai ragazzo, un Senti ragazzo Mattia, secondo me. rimani con noi in trasmissione Sì. perché tra qualche momento sentiamo telefonicamente una persona che ti può interessare e ci può a tutti interessare, quindi rimani con noi quando Va vuoi, prendi benissimo. la linea che puoi dire ciò che vuoi. Va Allora, benissimo. Simone, abbiamo visto il campo in quelle condizioni. La società che cosa sta facendo o che cosa vorrà fare per poter far sì che sia un campo decente? Beh, io e il Presidente, insomma, siamo in contatto sicuramente con l'amministrazione, perché lì il campo è in gestione sicuramente al Comune di Rieti, come tutti sappiamo. E quindi il primo ad intervenire deve essere il Comune. Io ho parlato ieri e stava con noi in partita anche l'assessore Andrea Sebastiani, che è venuto a vedere la partita, è stato con me e ho parlato con l'assessore Chiara Mestichelli, che ha fatto una commissione, l'assessore allo sport, l'altra settimana, dove ci hanno rassicurato, perché l'intervento deve essere a breve, che hanno trovato le risorse per poter intervenire a breve sull'impianto, noi parliamo del campo da gioco, perché chiaramente così non possiamo andare avanti. E quindi diciamo io do piena fiducia sia all'assessore Chiara Mestichelli sia all'assessore Sebastiani, perché è l'assessore al bilancio e quindi non abbiamo dubbi che l'intervento avvenga a breve.
chi tecnicamente conosce il campo sa che bisogna intervenire comunque sia entro 15-20, al massimo un mese, perché altrimenti non abbiamo i tempi, e su questo penso che sia d'accordo anche l'FC Rieti di Marzio Leoncini, quindi siamo tutti in linea su questo. Il Comune si è messo a disposizione. In più devo dire che il presidente Tito Capriccioli si è messo a disposizione anche perché insomma interesse di tutti entrare in un campo di gioco adeguato, ha messo a disposizione lui direttamente, abbiamo mandato una PEC l'altra settimana per poter intervenire noi nel caso in cui il Comune non avesse l'economia finanziaria per poter intervenire. Però ho avuto rassicurazioni dall'assessore Sebastiani e dall'assessore Chiara Mestichelli che interverranno, non ho motivi di avere dubbi e quindi siamo in attesa insomma di questo. Ma altrimenti interveniamo noi. Fammi capire, altrimenti intervenite voi economicamente, chiaramente. Avete dei preventivi di spesa? Sì. Come... per poter rimettere sì, a posto si possono trovare diverse formule insieme in accordo con il comune, con l'ufficio tecnico, con l'ufficio impianti sportivi, perché tanto noi paghiamo per giocare e quindi si può fare una sorta di scontistica se è possibile, però se ci sono le risorse del comune per noi è uguale, insomma l'importante è che entro un mese si intervenga. Questo ho avuto rassicurazioni sia ieri che oggi sia da tutti e due gli assessori. Il sindaco chiaramente giustamente Daniele Sibaldi ha messo a disposizione gli assessori che sono quelli più deputati a questo lavoro e quindi non ho motivo di avere dubbi come club manager che questo avvenga nel breve periodo. Se no c'è il piano B, perché purtroppo i comuni in questo, non solo il comune di Rieti, tutti i comuni, io parlo anche dei piccoli paesi come Greccio dove c'è una nuova piccola realtà che sta partendo, non hanno possibilità in molti casi, anche Rieti, di accedere ai mutui, anche del credito sportivo. Rieti purtroppo anche è tra quei comuni, anche Greccio perché lo conosco, non ha possibilità di prendere mutui, quindi o si interviene con risorse economiche che ha il comune stesso, in questo caso con un intervento diretto da parte del comune di Rieti, o altrimenti bisogna in qualche modo, come ha fatto l'FC Rieti, no? Nei mesi scorsi, nei limiti di quello che è stato possibile, di dare un minimo di dignità all'impianto. Anche il nostro presidente Tito Capriccioli ha dato la sua disponibilità al comune, quindi alla figura del sindaco, nel caso in cui fosse necessario, di intervenire domattina lui da un punto di vista economico per poter fare un campionato degno. Beh, insomma per tutti, no? E non allora andiamo ai tempi, e qui la telefonata che ti dicevo ci sarebbe stata tra qualche momento. Tu mi parlavi di un mese per poter far sì che i lavori si possano fare, ma io ti ricordo, e poi la telefonata quindi mi darà sicuramente una mano, perché abbiamo in collegamento Maurizio Medei. Ciao Maurizio! Ciao, buonasera, ciao Alvero. Buonasera a te, ecco, insomma, l'uvus in fabula direi, perché stiamo parlando di un rettangolo di gioco del Mario Scovigno e mi risulta, adesso mi darai conferma a meno, che il giorno 4 novembre dovrebbe giocare la nazionale Under 18, il 6 nazioni qui a Rieti di rugby, Italia-Inghilterra. Questo succederebbe eventualmente il 4 e il 5 poi ci sarà la partita clou, almeno per quanto riguarda la prima parte del campionato, Rieti-Pomezia. Andiamo per ordine, mi confermi che giocherà la nazionale qui a Rieti? Allora, dovrebbe è d'obbligo, e vi spiego perché, perché mancano ancora dei documenti che sto attendendo come federazione da parte del Comune di Rieti, che dovrebbero essere pronti e rilasciati a breve. Dopo gli ultimi accertamenti e le ultime pratiche che stanno svolgendo, la partita, davvero ti correggo soltanto, è Italia-Irlanda. Italia-Irlanda, scusa. Sì. Irlanda Under 18 è un test tra le due federazioni che andremo a fare. Ecco, la nostra volontà è confermata, c'è tutta, l'ok delle due federazioni già c'è. Aspettiamo, ripeto, per dare l'ufficialità a livello burocratico, l'invio delle ultime certificazioni. Ecco, se così fosse, chiamo in causa chi abbiamo in collegamento Skype, il direttore sportivo della SS Rieti, Mattia. Mattia, scusami, ci vedi? Hai sentito, sì, come no. Hai sentito che dice il presidente regionale della FIR? C'è la partita di rugby il sabato 4 e poi la domenica successiva, il giorno dopo, c'è Rieti e Pomezia, quindi insomma... Penso che il campo vada messo in condizioni di poter giocare una partita dopo aver giocato quella di rugby. Che puoi dire al presidente della FIR? Innanzitutto buonasera presidente.
Poi c'è Simone lì studio, io era una cosa che sapevo già da tempo, Simone già mi ha tenuto al corrente di questa cosa, sicuramente ci sarà lo spostamento della nostra gara, giusto Simone, mi confermi sta cosa? Sì, così anche il nostro direttore generale ha già confermato in una riunione con l'assessore Chiara Mestichelli, quindi la nostra disponibilità assoluta, non È perché io vengo da totale la rugby, ma nostra. perché sarebbe stato comunque così per noi. Quindi spostarla a Se sarà quando? necessario, beh, questo poi lo deciderà la FIGC, no? Giusto, Mattia? Sì, la federazione lo La deciderà se... federazione. Ah, quando quindi non è sposta che la è il gara. mercoledì successivo, no? Beh, questo Non lo ancora sappiamo, dobbiamo avere si l'ufficialità raccomanda, da giocare parte entro del 15, va a presidente. recuperare entro Entro 15 Aspetta, giorni dobbiamo quindi, avere prima Simone. l'ufficialità di Maurizio Amedei, che io mi auguro che arrivi Certo, presto perché siamo tutti contenti di averlo, insomma, con noi ma allo stadio. la Quindi, mia ufficialità, posso? sì, prego, certo. Maurizio. La mia ufficialità, Simone, la conosci bene, la conosce bene tutti, da Reatino ovviamente, essendo responsabile di questo nuovo incarico a livello nazionale, di trovare le sedi, coinvolgere il territorio, i club per gli eventi nazionali, da Reatino portarla a casa per me è un successo doppio. Certo. È ovvio che ce l'auspichiamo tutti che vadano a buon fine gli ultimi documenti, che siano presto espletati e tornare ad avere la maglia azzurra. Io dico che da parte del comune, del sindaco e dell'assessore c'è stata da diversi mesi la volontà di tornare ad ospitare al Maglia Scopigno una maglia azzurra, da lì il sopralluogo che abbiamo fatto per vedere quello che è opportuno oggi per un under 18 e per un eventuale protocollo in futuro per le nazionali maggiori e di prima fascia. C'era una forte volontà da parte nostra, cioè, e ovviamente noi arriviamo nelle città, nei comuni, su invito di quello che è il comune, nei vari territori, quindi abbiamo apprezzato molto perché comunque distante da Roma 80 km rientra nei parametri di un'ora dagli aeroporti che si chiede Worretti, sarebbe dopo il secondo o terzo stato nel Lazio, dopo Frosinone, diciamo, quindi per noi è importantissimo. Qualcuno di voi avrà sentito sicuramente Simone da Buonrepista, ma credo tutti, da sportivi, la presentazione che abbiamo fatto presso la sala del Consiglio dei Ministri del Premondiale, l'accordo tra FIGC e Federazione Italiana Rugby sui lavori dell'impiantistica negli stadi è quello di trasformare proprio degli stadi da calcio per l'attività del gioco del rugby, quello Bene, che oggi facciamo allo Stadio Olimpico. bene. Maurizio, io ti ringrazio di questo intervento, era doveroso insomma che ti chiamassi perché la cosa è delicata, quindi era giusto che tu intervenissi come presidente regionale. Grazie. Ciao Grazie a Maurizio. voi, buon lavoro, buona serata a tutti, Buonasera, grazie. arrivederci. E nello stesso modo possiamo anche salutare Mattia, che ho voluto che rimanesse con noi per ascoltare le parole del presidente, ma lui tecnicamente certamente lascia a te, Simone, la questione, diciamo, politica, tra virgolette, lui più quella di campo. Allora, nel salutarti, primo impegno mercoledì, dopodomani, con la Strea, ci tenete la Coppa Italia voi, sì? Io voglio riportare un titolo a Rieti a Svero, quindi ve lo dico chiaramente. Se sia la Coppa Italia o sarà il campionato, quello sarà il futuro a deciderlo. Ma l'intenzione mia è quella di riregalare un titolo a Rieti che manca da anni. Quindi Perfetto, ti ringrazio davvero di questo intervento. ringrazio Ho a voi. voluto aprire un po' in modo anomalo questa trasmissione, ma era giusto che facessimo questa cosa perché abbiamo visto il campo come stava messo, questi chiarimenti ci volevano. Ciao, grazie. Ciao, un saluto a tutti, buona Ciao, serata. ciao Mattia. Buonasera. 24 minuti abbiamo sprecati per parlare di calcio giocato, no? Sprecati, no? No, nel Hai senso. aperto come ti piace a te spesso tante porte. Eh sì, però adesso non abbiamo tempo. Qualcuna bisognerà pure rispondere perché Bisognerà voglio chiuderla. Quindi, dire. signori, a voi la palla. Prego, La mia presidente. curiosità è perché me ne sto occupando per diversi interventi su alcuni campi di nostra concessione. Con quella cifra, che tipo di intervento tecnico è previsto? Dal punto di vista tecnico non ti so rispondere, nel senso abbiamo fatto fare un preventivo noi che poi abbiamo girato anche al comune e quindi sarà un intervento chiaramente che può portare avanti il campo solo per quest'anno. Ok. Dopodiché, se posso Certo. continuare il ragionamento, è un intervento solo, diciamo, per tamponare la situazione, no? Come fondamentalmente anche il discorso dello stadio. Non potremo andare, penso che insomma entro Natale, mi auguro, insomma nei mesi prossimi ci sia un bando pubblico sia per lo stadio, sia per l'antistadio che per la scia, perché i comuni, come dicevo prima, io parlo di Greccio perché sono anche, diciamo, stato vicino, insomma, a questo piccolo paese, ma anche Rieti e le altre città non hanno la possibilità di gestire l'impiantistica. E l'impiantistica è un impianto importante con lo stadio Scopigno, antistadio e scia. Sono d'accordo che vadano tutti insieme perché si deve fare la cittadella dello sport, cioè il calcio deve avere lì il punto di riferimento della città, deve essere portata
i sistemi sono diversi. Uno è il bando pubblico, se il comune sembra orientato a fare un bando pubblico, ben venga. Poi chi parteciperà, il nostro presidente sicuramente già è disponibile a farlo, io parlo per noi, perché noi abbiamo il nostro progetto sportivo a medio e lungo termine, non è iniziato oggi, il presidente Tito Capriccioli sono qualche anno che purtroppo, dico tra virgolette, in qualche anno fa ha lasciato il rugby dove ero io con lui e lavoravamo, non sapevo, era in sintonia, era il presidente del rugby reatino, lo è stato per tanti anni, abbiamo fatto un lavorone negli anni insomma tra il 2013 fino al 2003, per 10 anni abbiamo lavorato insieme fino al 2003, se non sbaglio 2004, poi lui per vari motivi insomma è tornato nella sua città, alla matrice, nel suo paese, e è entrato diciamo nel campo del calcio, però è stato nel rugby latino, ha portato molto a Rieti, siamo stati in Serie B, abbiamo vinto anche rispetto, avevamo un settore giovanile florido, e gli auguro anche adesso agli Arieti di iniziare un percorso insomma alla società che c'è adesso. E quindi abbiamo iniziato lì il percorso, motivo per cui a Svero dice perché sto con il presidente Tito Capriccioli e non mi occupo di calcio, è perché io sono un suo diciamo dirigente da sempre, vicepresidente, presidente delle società minori, però abbiamo un percorso di 10 anni insieme nel rugby, pensiamo di aver lavorato bene e lui ha pensato bene di chiamarmi e dargli una mano, spero di essere all'altezza. Il presidente Capriccioli ha delle forti ambizioni e noi abbiamo, chiedo scusa sulla parola, Svero, abbiamo mi sembra 10 dirigenti che veramente sono dei ragazzi eccezionali che lavorano, anche delle signore, cioè Antonietta, delle ragazze che ci aiutano, che sono veramente eccezionali e stanno dando veramente tutto e di più. Più di quelli, poi abbiamo i tifosi che ci seguono, avere 1000 spettatori la domenica, io all'inizio quando i ragazzi dicevano arriveremo a 1000 spettatori nel giro di 4-5 domeniche non ci credevo e devo dire che Mattia aveva ragione, così è, e mi auguro insomma che il campionato è lungo e la storia sia ancora tutta da scrivere. Parola di team manager, club manager, guarda... E lei è stato coniato proprio per te questo termine? Perché, insomma, l'ha pensato Mattia, pensato... anche perché il club manager nasce soprattutto nei paesi anglosassoni, in Italia esiste poco se non in Serie A o in serie superiori, serve pure da far collante tra la società, i tifosi, i giocatori, i genitori e anche le parti diciamo che amministra gli impiantisti, e quindi è una figura importante che spero di poter saper ricoprire nel medio e lungo termine. Perfetto, Davide, Simone, allora aiutatemi. Innanzitutto facciamo i complimenti a Simone per essere rientrato in Consiglio Comunale, perché questo ruolo gli permette anche di avere una doppia lettura che non fa mai male. L'amministratore da ogni punto di vista è una persona utile non solo in campo ma anche fuori dal campo. Simone viene da uno sport lontano ma allo stesso tempo utile e vicino, dico io, perché non ti devi assolutamente vergognare che vieni da uno sport che per l'altro noi pallonari abbiamo tante volte cercato di scimmiottare col con il famoso terzo tempo che non c'è mai riuscito, mai, e si dovrebbe semenano come pochi e poi a fine sbicchierano, bevono come niente fosse, noi per un falletto da dietro finisce la partita, visto la Nuova Zelanda con l'Italia, ma l'abbiamo visto mille volte fa, quindi ci abbiamo tutto da imparare dagli altri sport. Una cosa è sicura, e su questo mi permetto di dirlo facendo prima una piccola provocazione, ma tanto sto qua per questo, quindi per questo. Io continuo a dire, caro Simone, l'ho detto prima, lo continuerò a dire prima e lo continuerò dopo, lo stadio va fatto in sintetico, lo stadio va fatto in sintetico perché permette a più squadre di Rieti, più squadre della provincia di poter utilizzare lo stadio sintetico a Rieti. È una mia idea, io lo dico così come si dice a microfono acceso, perché continuo a sostenere che secondo me solamente facendo il sintetico eviteremmo una serie di costi abnormi che un'amministrazione, quello che ricordavi tu, non si può permettere. Detta questa provocazione, dico invece quello che è la sostanza. Bene hai fatto prima ricordando quello che è pronto a dare come contributo il tuo presidente a scomputo di quello che uno paga come onere per quello che sta pagando. Bene, io mi auguro che lo stesso gesto venga fatto anche da altre società che hanno l'utilizzo di quella struttura, perché magari mettendo più economie insieme e utilizzando queste più economie, magari non più 20-40, così siamo un pochino più larghi di manica, forse facciamo un intervento più robusto a discapito magari del periodo invernale, questo sì, caro Svero, dove invece, ahimè, quel campo, lo sappiamo benissimo, che il mese di febbraio diventa un problema. Un problema perché invece, e lo sappiamo, perché questo non è ci possiamo nascondere, no Svero? Perché questo campo purtroppo il vero problema non è adesso, quando invece purtroppo è rimasta la sabbia, quando sarà il mese di febbraio dove ci sarà un po' di
coazza, diceva qualcuno, sì, palude, e su questo invece ci sarà da tenere un po' attenzione. Dimmi, sì, che non sei d'accordo. Sì, t'ho visto che alzavi il bel sopracciglio. Non è che non sono d'accordo, è che forse non ho capito evidentemente. Vai. Se è a sconto, come stavi dicendo, non tu, è a sconto, è una possibilità. È a scorporo. Non è a sconto. Sconto se fa il negozio. A scorporo è un'altra cosa. Ma io ho detto, diciamo, a scorporo della tariffa, sì, che loro scusate, però guarda, insomma, mettiamo un po' d'ordine, altrimenti non ci capiamo. Metti l'ordine. Se a scorporo, va bene, quindi adopriamo la parola esatta, sì, e fossero 20.000 euro, facciamo un esempio. Sì. Le partite che sono rimaste da giocare alla SSA Rieti sono 13, mi sembra, di campionato, perché ne ha giocato, quindi significa che dopo potrà usufruire di quel campo anche al di fuori di quelle partite. Beh, aspetta, sbaglio, 13, perché sono rimaste 13, no, mi sembra, facciamo, a parte non sono 13 perché bisogna dire la Coppa Italia, ci auguriamo di andare, tu avanti. Già gli hai detto che sono seccati. Poi, in realtà, stai abbiamo... dicendo che sono seccati, questo stai dicendo, sì, ti sì, sei sì, portato avanti, sì, dicendo, infatti, fammi no, provocare anche a me, sono qui apposta. No, io ti sto dicendo un'altra cosa, non è che loro stanno aiutando qualcosa, cioè loro hanno detto, da quello che ho capito, sì, dimmi, correggimi, se serve noi siamo disposti a metterci delle N economie, sì, così siamo più larghi, servono, per fare in modo e maniera di rendere quel campo, che abbiamo visto dalle immagini, anzi prego la regia di rimandarle, così ci rendiamo ancora più conto di quello che è un campo che, insomma, io credo che meriti qualcos'altro, sia la categoria che i ragazzi che ci giocano, che gli spettatori che guardano. Siccome è un campo che merita un intervento urgente e importante, giusto Sve? Sì, certo, ok. Penso che la prima cosa è capire, il comune ha le economie per farlo? Sì, no. Nel caso in cui il comune non riesca a recuperare quelle economie così a breve, se intervengono le società per fare in modo che hanno le disponibilità economiche per sopperire a quello che economicamente il comune non ce la fa, possono le società recuperare quel capitale che ha anticipato al comune? Punto di domanda. Era questo più o meno logico. La risposta a voi è un presidente che sta per realizzare un campo in sintetico in quel di Santa Rufina, perché questo l'avevi detto qui all'inizio delle trasmissioni, penso che ribadirai. Il comune di Rieti può accedere al bando Sport e Periferie? Io credo di sì. Io credo che il comune di Rieti possa rifarlo, anche perché lui parlava prima dell'assessore al bilancio. Ti faccio una premessa, quel signore che sta seduto vicino a te è stato anche presidente della commissione bilancio, quindi dei numeri e dei capitoli, insomma, ne ci gioca parecchio, dico io, nel senso che è conoscitore della materia sicuramente più di me, ma so per certo che comunque se il comune rientra all'interno di quello che è il fold del piano di recupero, e quindi della non più vigilanza da parte della Corte dei Conti, forse può accedere anche a qualcos'altro che sia di più auspicio per tutta la comunità. Più o meno. Comunque, questo penso di aver capito. Sintetico, oramai mi sono fatto una cultura sull'argomento, tra lavori sul fondo e preparazione del fondo in omologazione CONI, preparazione del manto erboso, posa del manto erboso, omologazione dell'intera struttura, vie di fuga per l'acqua di raccolta, è €500.000. Sì, siamo lì. Puoi andare un po' 50.000 euro più su o 50.000 euro più giù, ma quello non è. Vai più lontano. Quello. Col comune di Città Ducale, Leonardo, la sua giunta e i suoi tecnici abbiamo ripresentato, però con una partecipazione al 15% del Valle del Peschiera, o personale se volete, per aumentare il punteggio, certo, e quella da 27 punti di margine. Noi con una partecipazione al 15% alla sui 500 più IVA, prendiamo sui 15-16 punti in più, che l'ultima volta che si era partecipato a questo bando ci avevano lasciati appena sotto. Per il motivo che non c'era il privato che partecipava? Il motivo non so dirtelo assolutamente. Questo non, no, io non lo so, non posso risponderti io. Forse il privato serve, no? Il privato serve molto, perché c'è un punteggio. Se no, non puoi neanche andare avanti, puoi fare la domanda. Quindi diciamo, noi abbiamo messo a disposizione, come Presidente Capriccioli, come Marzio, Presidente Loncini, come tutti cerchiamo di fare, chi può deve aiutare il comune e i comuni annessi a riavere dei campi di gioco. È una struttura che rimane a disposizione della collettività,
per quello che è un bene, insomma, comunale. Per quello che è importante. È un bene comunale. Sicuramente sì. Io credo che noi abbiamo un patrimonio in comune, in provincia. I pallonari che hanno girato un po' di campi ne sanno. Noi abbiamo tanti impianti, perché questo va detto, però dei 17-19 impianti che circolano in questo circondario, diciamo che non abbiamo nessuno riqualificato negli ultimi 23-25 anni. Corretto. La cosa grave secondo me è stata proprio questa, cioè, e ci sono riusciti piccoli comuni invece, però è paradossale, anche per esempio ho visto il comune di Montasola, ho visto dei comuni sì veramente piccoli, però allo stesso tempo mi sono reso conto che lì in realtà le economie e anche un po' il fare della politica, dell'amministrazione, si è concentrato tutto su quello, cioè certo, sul rifacimento, magari ha lasciato perdere altre piccole cose che potevano essere, non lo so, però di fatto, questo è stato. E credo che oggi al comune di Rieti, e io penso al comune di Rieti inteso come valle, credo che oggi ne abbiamo non il bisogno di più, anche perché siamo arrivati ormai a un bivio. Non ci fermiamo solo allo stadio, perché lì in realtà l'intervento importante che chiunque farà adesso, se sarà Capriccioli o chi altro vorrà intervenire. O tutti insieme, io posso parlare per il mio presidente. Noi abbiamo aperto già delle linee con altre società sportive, quindi la massima disponibilità, aprire collaborazione con chiunque si faccia avanti, quindi siamo disponibili. Però ritornando allo stadio, all'antistadio e alla scia, lì c'è bisogno di fare un bando pubblico, perché il comune secondo me ad oggi non può intervenire. Subito dopo avviene il bando pubblico, esatto, sì. Dopo l'aggiudicazione c'è il bando pubblico. In che senso? Subito dopo l'aggiudicazione, per esempio, del bando per sport e periferie. Io non so a che punto sia il bando per i periferie. È stato presentato. Okay. Una volta che questo viene accettato, esatto, e quindi passa, segue il bando pubblico per ciascuna delle singole opere. E poi chi vorrà partecipare, partecipa. Poi se ci state anche voi, magari forse fosse un'unità di intenti di più presidenti che si mettono insieme. Quindi io parlo per il mio presidente, Dio Capriccioli. No, scusami, forse mi sono spiegato male io. C'è un bando pubblico per l'assegnazione alle ditte che mettono in atto l'opera. Ah, ok, sì. Infatti non avevo ben capito qual era il tema. Però ecco, ritornando a noi, lo scopigno diciamo, deve essere sicuramente, e questo è diciamo volontà dell'amministrazione e dalla attuale. Parte dell'altra società, Simone, avete avuto risposte? Perché? Cioè, chiedo scusa. No, nel senso che c'è stato un interloquire del tipo, che ne so, noi siamo disposti a mettere queste economie, noi con Marzio, perché penso che l'esigenza sia di entrambi questo, le società. Però questa è la disponibilità che ha dato il mio presidente, non so se anche Marzio l'abbia fatto, onestamente, la società di... No, pensavo che era frutto invece di una comunione di... Siamo a parlare per noi, insomma, noi abbiamo la volontà di che il campo vada avanti, chi ha fatto ha già dato l'FC Rieti, se può dare di più lo darà, altrimenti noi abbiamo messa la nostra disponibilità. Certo. Però ribadisco e chiudo, io so per certo, perché ho parlato con l'assessore De Bastiani, l'assessore Iana Vestichelli, mi hanno detto che c'è la disponibilità di intervenire loro, ben venga, peraltro qui chiudo, in realtà il nostro intervento era anche più ampio di 20.000 euro, perché volevamo fare anche altre cose, infatti. Quindi siamo a disposizione totalmente dell'amministrazione comunale e soprattutto, come diceva lui, Andrea, della città, nel senso, perché quell'impianto non è dell'FC Rieti o dell'SS Rieti o di altri, è del comune di Rieti che è la piena proprietà e gestione in questo momento. Davide, mi avevi detto che apro tante porte, tu hai aperto un portone. No, io mi sono gigantesco. Permesso di seguire la tua traccia, perché c'ho Simone che insomma è il presidente che comunque a Santa Rufina è competente e conosce peraltro quello che significa pellegrinare, dico io, nell'impiantistica provinciale e soprattutto farlo. Loro sono una società che si sta oggi costruendo con radici solide, da quello che Simone ci racconta qui. Ti ripeto, Asvero, tu qui in questi tavoli ci hai portato tante persone, quindi ognuno vedo che porta un mattoncino in più e non toglie un mattoncino. Mi auguro che poi finalmente sta casa sicuramente avrà un seguito, come abbiamo detto stasera. Essere un'opera di concertazione da parte dei proprietari e quindi del comune. Sicuramente avrà un seguito, chiaramente la regia mi sega se non mando la pubblicità, il direttore di là mi dice la devi mandare, pubblicità, ma solo 60 secondi. Per i tuoi eventi, affidati ai professionisti di SD Service. Accoglienza, sorveglianza, scorte, stewarding per manifestazioni pubbliche e private. SD Service Rieti. Con noi sei in mani sicure.
il vostro giorno più bello con gli scatti dell'agenzia fotografica Primo Piano. Lo staff di fotografi professionisti di rilevanza nazionale sarà a vostra completa disposizione per realizzare l'album perfetto. Le tecnologie e le attrezzature più avanzate del momento, unite alla nostra esperienza e professionalità, fanno di Primo Piano la scelta migliore per rendere eterno un giorno così importante. Prendete un appuntamento con noi per prenotare la vostra data. Vi aspettiamo nel nostro showroom di Via Palmeggiani, con un'ampia scelta di bellissimi album che sapranno raccontare il vostro giorno più importante. Dietro ogni immobile si nasconde il lavoro dei professionisti dell'edilizia. Preparazione e competenza per realizzare con soluzioni all'avanguardia i tuoi sogni. Aleste Costruzioni. Costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni, restauri conservativi, movimento terra e manutenzioni. Aleste Costruzioni. La qualità al tuo servizio. Beh, scusate, ecco, torniamo in onda. Si parlava durante la pubblicità ad alta voce, addirittura abbiamo aperto non un portone ma qualcosa di gigantesco, ne parleremo le prossime settimane sicuramente. Non hai parlato, Simone? No, lo sai che io ascolto molto, quindi non... Dai che dobbiamo correre. Sì, niente, io tutti i discorsi, per carità, tutti giusti, corretti. Nel frattempo però le partite vanno avanti e squadre anche tecniche come potesse, ma anche sia l'SSA Rieti che anche l'FC Rieti, si trovano la domenica poi a giocare contro quel campo, e una dimostrazione è stata anche la partita che abbiamo visto, dove praticamente una squadra abituata forse a giocare con gli anfibi rispetto a noi, diciamo SSA Rieti, che gioca un po' più con gli Infradito, essendo una squadra molto più tecnica, trova difficoltà quando poi è un campo del genere. Quindi il tempo occorre, però nel frattempo forse bisogna sbrigarsi, perché i punti poi nel campionato bisogna farli. Indubbiamente è come dici tu, chiaramente le formazioni tecniche hanno difficoltà. Non per carità che non era tecnica la squadra di ieri, però sicuramente è una squadra molto più fisica, e quindi che l'ha buttata anche, valorata anche da un campo che ti permetteva anche di giocare anche molto più. Certamente sì, torneremo su questo argomento sicuramente già dalla prossima puntata, perché immagino poi Davide sta leggendo, già arrivano dei messaggi che ci sarà sia stata una polemica non indifferente, vero Davide? Assolutamente. Quindi ne parleremo magari con chi vorrà intervenire in questa discussione. Andiamo un attimo a vedere quello che è successo in promozione, risultati e classifiche, anche perché dobbiamo parlare col presidente. Pronti. Della sua squadra. Allora, Lodigiani, Academy Soccer 0-1, Fiano Romano, Poggio Mirteto 3-1, Monte Rotondo, Torlupara 3-0, Real San Basilio, FC Rieti 0-0, Sette Bagni, Riano 3-1, Sette Ville, Belletri 1-2, Valle del Peschiera, San Polese 1-1, Vivace, Cantalice 2-2, riposava la Viterbese. Per una classifica vede il Fiano Romano e Monte Rotondo a 9, FC Rieti a 7, Riano, Athletic Soccer 6, 7 Bagni, Valle del Peschiera, Cantalice, Real San Basilio e Vivace Grottaferrata a 4, Poggio Mirteto e Lodigiani insieme al Velletri a 3, San Polese 2 a 0, 7 Ville e Torlupara, e chiude la Viterbese con meno 2. Perché era partita con la penalità di meno 2. Perfetto, dopo lo 0-0 della FC Rieti in quella di San Basilio, uno 0-0 veramente penalizzante per la formazione reatina, sentiamo che cosa ha detto il mister Firazzoli. È stata una partita difficile, tosta, maschia, come sapevamo, come l'avevamo preparata, e quindi direi che i ragazzi sono stati molto bravi a interpretare la gara. Abbiamo avuto difficoltà perché loro comunque sono una buona squadra, però sicuramente anche noi da parte nostra abbiamo avuto tante situazioni o comunque occasioni per poter sbloccare la partita, non ci siamo riusciti, però avevo chiesto una prova di maturità alla squadra e oggi secondo me i ragazzi l'hanno data. Hanno saputo soffrire, hanno saputo battagliare su tutti i palloni, su un campo, ripeto, difficile, e quindi va dato merito ai ragazzi di aver fatto una prestazione importante. Poi è chiaro che c'è un po' di rammarico perché soprattutto, ripeto, nel secondo tempo
abbiamo avuto le occasioni per vincere la partita e non le abbiamo concretizzate, però ripeto, è l'approccio e la gestione della partita che i ragazzi hanno fatto molto molto bene, e quindi sono fiducioso da qui a quello che sarà il seguito del campionato. Per esattezza dobbiamo dire che non si è giocato nel campo storico quello romano, ma si è giocato a Tor Sapienza, se non vado errato, quindi non a San Basilio ma a Tor Sapienza. Presidente, allora, si parlava di sfortuna e voi che è successo? Io c'ero alla partita, eravate in vantaggio di un gol con la Sampolese, vi siete fatti raggiungere, c'è stata un'espulsione di un giocatore, poi espulso l'allenatore, espulso il vice allenatore, che è successo? Una domenica tranquilla, come hai potuto notare. Io ho visto, intanto quest'anno sto vedendo una squadra molto diversa da quella che ha finito il campionato l'anno scorso, sicuramente ve ne sarete probabilmente accorti. Certamente sì. Costruisce molto di più, già dalla prima metà campo, ragiona, vede il gioco, eccetera, eccetera. E i risultati ne stanno dando la prova. Purtroppo ieri in una partita che stavamo, a mio avviso, dominando, un episodio arbitrale, non vorrei dire un episodio arbitrale, noi dagli spalti e sicuramente anche il mister Lorenzo Pezzotti con i suoi collaboratori non abbiamo visto in che maniera giusta. Ma l'arbitro era a 3 metri da quello che è successo, quindi io non posso mettere in dubbio, un rosso diretto. Ora, noi sappiamo che Diego Colasanti, insieme ad Antonio Catendei, che è l'argentino che è venuto a giocare da poco con noi, del quale sono contentissimo, sono due pilastri della nostra difesa. Al di là di quello, mister Pezzotti, che non ho visto mai arrabbiato in 6 mesi che lo conosco, espulso. Gli animi si sono accesi, l'adrenalina, Figorilli è un po' più sanguigno, io me lo aspettavo più da Peppe, però stavolta Peppe invece ha tenuto per altri 10 minuti. Senti, poi Presidente, dopo. Questo è il campionato, hai sentito che diceva Mattia, c'è un titolo lo voglio portare, o Coppa Italia o campionato. Voi in Coppa Italia avete giocato mercoledì con Cantalice, avete vinto 1-0, sì. E giocavate fuori casa per l'esattezza, perché era Cantalice, Valle del Peschiera. Mercoledì prossimo ci sarà il ritorno, puntate almeno alla Coppa Italia? Te la butto lì. Noi puntiamo, a me piace dire, si prende questo sport con l'intenzione di arrivare a risultati positivi, è ovvio. Ci sarà solo un vincitore sia in Coppa che nei vari campionati, promozione di eccellenza, quindi certo è bene puntare al massimo risultato, ma è chiaro che ci si deve aspettare anche. Certamente sì, siete penalizzati perché non giocate a Città Ducale, non giocate a Santa Rufina nel vostro territorio, ma dovete giocare al Gudini. Sarà così per lungo tempo, almeno fino a fine campionato? Fino a fine campionato io personalmente ho siglato un accordo con Lodovici, sì, con Luca Lodovici. Che vogliamo chiedere al Presidente? Beh, innanzitutto le idee molto chiare, perché di fatto, secondo me, già ha detto che sta facendo un'opera in quel di Santa Rufina. Tu dovevi ringraziarlo, a microfoni spenti, ma hai c'è detto... C'è ragione. Ringraziare il Presidente. No, perché è un Presidente atipico. Atipico perché innanzitutto noi veniamo da un'altra frontiera, che è il calcio a 5, quindi parliamo di un altro sport nello sport. Bellissimo. E il Presidente, che ho avuto piacere anche di avere ospite già l'anno scorso, in quel di Città Ducale, dove peraltro lui aveva in gestione il palatenda di Città Ducale, dove ci ha ospitato per l'intero anno, ci ha dato l'occasione di poter tesserare, visto che c'è questa possibilità, il doppio tesseramento del giocatore da calcio a 5 a calcio a 11, un giocatore per permetterci di poter recuperare gli squalificati, i due portieri squalificati che ci abbiamo. Questo lo volevo dire anch'esso, come dici tu, a microfoni accesi, perché di solito c'è sempre stata un po' di distanza, dico io, tra chi vuole fare sport e chi predica sport. Io credo che nell'emancipazione
valorizzazione di questo territorio parte da un principio cardine e fondamentale, che è quello che siamo tutti di fatto una grande società. E chi fa sport ancora di più deve dimostrarlo, perché lo sport fa due cose fondamentali. Innanzitutto abbatte completamente la barriera socio-economica del nostro territorio. Di fronte a una squadra di calcio l'economia non contano più niente, entrambi siamo appassionati, tifosi, curiosi e quant'altro. La seconda, il secondo aspetto è un grandissimo integratore sociale, quindi tutto quello che sono le gerarchie sociali, economiche, sociali, di colore, di tutto quello che gira nella nostra società, riesce a metterlo insieme. E per questo io la devo ringraziare pubblicamente, perché mi ha dato l'occasione ancora una volta di poter essere presente in questo campionato e poter fare una cosa bella con la mia squadra. È un onore. Insomma, glielo volevo ricordare, perché mi diceva... Hai fatto bene. Ho fatto male? No, hai fatto Presidente, bene. Per quanto concerne invece il settore giovanile della tua società, che cosa mi dici? Allora, gioie e dolori. Gioie perché quest'anno, e faccio i complimenti ai dirigenti Tonino Ciaramelletti e Angelo Dino Pileri, hanno messo su una struttura che riguarda la scuola calcio, gli allievi, la juniores, che credo il Valle del Pescara non avesse mai avuto. Perché arriviamo ad avere 120 bambini e ragazzi. Tra gli allievi e la juniores ci sono già 4 o 5 ottimi candidati per la prima squadra, che io devo tenere buoni gli allenatori della prima squadra e quelli della juniores, perché si vogliono già prendere i giocatori dopo due giornate mi sembra un po' prematuro. Ce l'hai qualcuno quindi... bravo presidente a juniores? Qualcuno sì. Ce l'ha. Ce n'è un paio che sono qualcuno. veramente c'è un bel gruppo, Tonino dai. Ha fatto un grandissimo lavoro. Hanno fatto un grande lavoro, infatti li ringrazio. Sì. Ora, anche questa è la gioia. Il dolore è che per quanto riguarda la scuola calcio, mi piacerebbe vedere una tipo di struttura leggermente diversa, che dia un po' più corpo al tipo di gioco, che sia un po' più tecnico, che sia leggermente più tecnico. Cosa intende? Mi piacerebbe vincere qualche partita. Però se parliamo di scuola calcio settore giovanile, cozza un po' con la filosofia. Io credo che il primo obiettivo è, se mi posso permettere, il primo obiettivo innanzitutto è fare in modo che questi ragazzini si innamorino della quello disciplina. C'è. E questo già è la base quello fondamentale. C'è. Diciamo il 90% del lavoro. Sì, però ricordiamoci anche l'altra parte, cioè far capire a un genitore che che oggi in Italia uno ogni 74.000 atleti diventa professionista e uno ogni 212.000 diventa un giocatore di Serie A. Se queste sono le proporzioni che oggi ci stanno, i genitori devono capire che, insomma, spero che mio figlio faccia sport fino a tardi, però l'ambiente che potrà fargli da vivere è un altro, che è la vita io normale. Sono, come sai, molto empatico. Sì. Arrivando qui, ho incontrato un genitore che mi ha detto, però abbiamo perso 8-0. Ah, quindi te lo sei portato dietro, ti sei portato dietro questo cruccio. E quindi mi sono portato dietro questo cruccio. Mi piacerebbe, tu lo sai che a me piace fare unione, essere tutti abbastanza uniti per arrivare a traguardi. Per me che vinca o non vinca, l'importante è che si divertano, soprattutto a quell'età. Assolutamente. E non è la prima volta, dei commenti da parte di genitori che vorrebbero vedere un livello tecnico allineato a quello delle scuole calcio che incontriamo, che è un pochino più alto. Però Presidente, mi scusi, per difendere non chi sta sul campo, che sono gli istruttori. Allora, innanzitutto, io di fronte a un istruttore, se questo istruttore non alza la voce, non grida ai bambini, non dice sproloqui, insomma, se è una persona educata, nel vero senso della parola, il principio dell'educazione
di un bambino che fa scuola calcio è innanzitutto è il divertimento, perché sennò non si chiama gioco del calcio, questo è si chiama il 10 lavoro del questo calcio. Questo è il 10% che mi piacerebbe portare. Però nella qualità... Questo c'è tutto, cioè sì, io sono soddisfattissimo. È troppo intelligente da non capire che la genitorialità va costruita. Quindi anche la genitorialità calcistica, che delle volte è anche peggio della genitorialità, ora, dove il noi problema non lasciamo. Qual è? E lo vediamo sugli spalti, che educare i genitori è difficile. È un lavoro assurdo. Ci vorrebbero squadre di orfani. Mancano 5 minuti alla termine della trasmissione. Che dicono i social, Davide? Ma ce ne sono due che fanno una domanda. Una a Simone Miccatei, bellissima, perché mi era prima apparsa. Finalmente Simone ha capito qual è il suo sport. La scrive un comune amico, peraltro. No, manco sotto tortura. Però è bella, è carina come cosa. L'altra invece è il presidente Latini. Gli fanno una domanda più carina, perché dicono di fatto: quant'è che apriamo verso Antrodoco? Aprire verso un'altra vallata. Verso la vallata. Presidente, la risposta è che ci vorrebbe una puntata e mezzo. Io ancora non ho capito dove sto a Santa Rufina. Figuriamoci andare verso Però questa è un bello stima, perché questo significa che qualcuno forse ha visto... Comunque adesso seriamente ci sono anche dei progetti per portare me un po' più lontano. Non lontanissimo, ma un po' più lontano. Perfetto, 4 7 minuti chilometri, al termine. 10 chilometri. Solo 4 minuti, lasciamo tutto in sospeso perché ne riparleremo. 4 minuti al termine della trasmissione. Prossimo turno, vediamo un attimo, allora. Sia di Eccellenza che di... Pronti, allora Eccellenza abbiamo Aranova, Aurelia Antica, FC Viterbo Mulia, Luis Villalba, Pomezia Citizen, Valmontone SSA Rieti, Maccarese Audace, Campus Academy, Civitavecchia, Montespaccato, Pescatori Ostia contro Astrea. Per quanto concerne la promozione abbiamo Poggio Mirteto, Monterotondo, Riano Calcio, Valle del Peschiera, San Polese, Viterbese, Torlupara, Sette Ville, Atletic Soccer, Sette Bagni, Cantarice, Fiano Romano, Velletri, Lodigiani, FC Rieti, Vivace, Grottaferrata, Riposa e Real San Basilio. Bene, questo è quanto vi dovevamo, devo ricordare, vedete quanti libri ci sono qui? È vero, l'ho visto su Rieti Life, è il libro di Emiliano Grillotti, lo abbiamo tutti, lo potete trovare se volete in tutte le librerie, in tutte le edicole dove c'è il Free Press, il giornale che abbiamo qui di questa emittente, poi se venite nella libreria, qui in sede lo trovate nella libreria di Via Roma, quindi potete acquistare questo favoloso libro La storia di Rieti Life, pensate. È bellissimo. E poi gli incassi sono... Questo è molto importante. Esatto, sono per aiutare chi una parte è meno, chi è meno fortunato di voi. Quindi è anche un discorso sociale. Io ringrazio gli ospiti di questa sera, ma i 30 secondi canonici me li dovete. Iniziamo dai tuoi 30 secondi. In 30 secondi hai alzato un polverone questa sera, quindi no. Già mi devi dire che tornerai, perché ci sarà risposta a quello che hai detto tu. Questo è chiaro, fa parte del gioco, quindi io ti ringrazio. Come sono questi 30 secondi? In 30 secondi che cosa vuoi dire di questa chiacchierata che ci siamo fatta tra amici? Beh, sicuramente è stata una bellissima chiacchierata tra amici, Davide lo conoscevo, Simone pure, Asvero pure, però ho conosciuto il presidente Andrea Dini, che mi sembra una persona in gamba e che ha voglia di costruire qualcosa di serio e concreto per la nostra città. Il nostro presidente Tito Capriccioli ha la stessa linea di idee, te lo posso dire, quindi probabilmente apriremo anche qui un futuro magari di collaborazione, se è possibile. Abbiamo già aperta con Federico Dionisi, una piccola cosa a questo punto, sono altri 10 secondi, l'altra settimana ho incontrato, io conosco soprattutto il vicepresidente Poggio Bustone Calcio, è un amico, Maurizio Rubimarca, è il suo presidente, abbiamo aperto una collaborazione anche con loro, gli faccio in bocca al lupo perché avranno a breve, entro un mese, il nuovo impianto in erba sintetica, quindi ci sarà un nuovo impianto in erba sintetica importante che sono andato a visitare l'altro giorno. E quindi niente, noi siamo aperti da tutte le collaborazioni con tutte le società sportive di calcio del territorio, non solo di Rieti ma anche di tutta la provincia, e abbiamo un progetto ambizioso che il presidente Capriccioli ha sposato dall'inizio e ha fatto sì che io potessi arrivare
qui insieme agli altri 10 dirigenti lavoriamo affinché questo Rieti Calcio possa rinascere dalle ceneri e portare bei risultati. Bene, mi prometti che tornerai, o se non puoi venire ci colleghiamo in video. Beh, quindi insomma dovrai rispondere a chi ti farà delle domande, perché ce ne saranno e ne sono sicuro. Presidente, 30 secondi. È reciproco il piacere di averti conosciuto e spero di rivederti qui, anche insieme a Tito sicuramente. Rinnovo gli auguri a Leonardo e signora Francesca per la nascita di Valerio. È sempre un piacere essere qui con voi, con ospiti di questo Grazie, calibro, Presidente. Come sempre. Ce lo siamo detto a microfoni spenti, te lo dico in diretta, tu hai visto i filmati, noi cerchiamo di stare sui campi, fammi stare sul campo anche con te. Certo. Ok, tu hai capito che cosa voglio assolutamente dire? Assolutamente sì. 30 secondi? 30 secondi, io mi collego alla Domenica Amara con cui abbiamo aperto e quindi dico praticamente una frase che ho copiato chiaramente su internet, perché non è la mia, di Simon Bolivar, che era un patriota venezuelano, che disse: l'arte di vincere la si impara nelle sconfitte. Quindi questa, diciamo che più che altro in vista della... Cioè, ormai una Davide aiuta la dal borgo al Venezuela! Dal borgo e al Venezuela! È sempre un Simon. Davide, voglio aiutare. No, chiudo semplicissimo. Chiudo facile, perché oggi è la festa dei nonni, Carrasvero. Quindi ti faccio gli auguri, perché tu rappresenti non solo il nonno dentro casa tua, ma anche qui spesso con noi. Quando sei un po' da pacere, un po' ci rimproveri, però, nelle orecchie, fai tutto. Quindi queste sembianze oggi ti si addicono proprio. Baffi. Auguri, amico mio. Auguri grazie a te e a tutti i nonni. Grazie a voi. Io ringrazio Simone Miccatè, grazie Simone davvero di essere venuto. Grazie al Presidente Latini, Simone Lunari e Davide Festuccia. Con voi ci rivedremo lunedì, perché daremo seguito a quello che abbiamo detto stasera. Ci sarà da parlare tanto. Buonanotte.